Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui in Maremma, siamo tornati io e il mio amico Alessandro. Vediamo un po' di trovare qualche orata e speriamo che oggi sia la volta buona perché sono un po' di giorni che non si prende niente. Allora, qui abbiamo messo, io ho messo sia l'americano che il granchio. Adesso il mare è calmo, vediamo un po' come va a finire. E speriamo di tirar fuori qualcosa, insomma. Adesso mi metto a fare gli anchi con la sarda nel bagnasciuga e vediamo un po'. Vi aspetto più tardi con delle novità, speriamo. Questa è un paio di chili. Noi siamo venuti a pescare. Allora, 20 all'una, per ora è tutto a posto, nel senso non si è preso niente, quindi costa poco. È arrivata persino l'allerta meteo rossa dalle 2 di oggi per temporali di forte intensità, quindi speriamo bene. Bisogna stare con gli occhi aperti perché qui se si scatenava un temporale nel mare è abbastanza pericoloso, bisogna stare parecchio attenti, vediamo. Adesso sto cambiando dei piombi, quindi perché praticamente c'è il mare sotto, si sta agitando parecchio, c'è corrente, allora ho cambiato il piombo, ho levato un piombo a goccia e ho messo un piombo a piramide. Questo qua, questo è un piombo a piramide, 125 grammi. Adesso mettiamo questi e vediamo come procede. Sempre nella canna di destra ho messo il granchio e nella sinistra c'ho l'americano. Oltretutto ho trovato anche dei bellissimi granchi, adesso mi faccio vedere. Questo qua, questi sono dei bellissimi granchietti, guardate qua. Però non c'è proprio. Non c'è ombra di pesce per ora, purtroppo. Per ora è tutto bloccato. Qui continua la maledizione, sono 5 volte che veniamo a pescare e 5 volte che non prendiamo niente. Oggi sono con Alessandro, gli ha strappato forse un'orata, era, non ce l'ha fatta a tenerla, poi non c'è stato più niente. Vediamo un po' come va a finire. Io speriamo, dai. Vediamo un po'. Canne immobili. Per ora, ma sarà finito così a questo piano. Io penso che ormai è andata anche oggi. Guardate, mi ha strappato proprio quello. Mi ha strappato tutto. Mentre stavo lanciando quest'altra maglia, mi ha dato qualcosa, non so che era. Mi ha strappato tutto. Ragazzi. Non è preciso.
fatto un tempo, ma ti strappo il tempo. Allora ragazzi, questa giornata è finita e mi ha strappato un'orata, non so quanto era rossa, sia orata o spigola, quello che era. E niente, vi aspetto per i prossimi video e iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace. E niente, vediamo, sono parecchio deluso, quindi si vede poi la partita come va. Benissimo per niente. Ti aspetto al prossimo video, dai. Un saluto da Trillo 77.